Ciao a tutti ragazzi, da Zebra, eccoci qua, con un ospite inaspettato, inaspettato, Gianluca Castellano. Ciao Gianluca. Ciao Zebra, un onore essere invitato sul tuo canale e un saluto a tutti gli spettatori. È un onore e anche per me, e anche per me. Come mai Gianluca è qui? Perché Gianluca è qui, ragazzi? Perché ho voluto portare ho voluto più che altro una testimonianza, vorrei sentire da parte di un tifoso esterno, quindi non juventino, cosa pensa della nostra situazione Juventus in quest'anno, tutto quello che ci sta succedendo, quindi soprattutto calcistico, extracalcistico, quindi una voce esterna, un'opinione che a noi ci fa vedere oltre nei nostri orizzonti, non per forza da tifoso juventino. Quindi io a Gianluca vorrei chiedere: Gianluca, che annata è stata? Sta ormai annata, perché dico che ormai è finito il campionato, quindi siamo agli sgoccioli. Possiamo dire che annata è stata questa per te? Come l'hai vista questa Serie A? Questa Serie A che ha visto campione d'Italia il Napoli, una stagione in cui ci sei stato per la prima volta un fermo di un mondiale. Insomma, dici un po' te, come l'hai vista? Beh, guarda, sicuramente è stato un campionato particolare perché, come hai detto tu, un campionato non è mai stato fermato tanto tempo con un mondiale di mezzo, quindi c'è anche il discorso preparazione, tutte queste cose qua. Magari ogni squadra poi si è organizzata diversamente, per esempio il Napoli che aveva meno giocatori rispetto agli altri coinvolti nel mondiale. Da questo punto di vista, magari ha avuto anche più tempo per allenarsi tutti insieme, compattezza di squadra, eccetera, eccetera. E quindi Spalletti poi è stato bravissimo in tutto questo. Io comunque reputo che lo scudetto del Napoli indubbiamente sia stato meritato, però dal secondo posto in giù, magari qualcosa, non dico che è stato falsato, però non mi è piaciuto questo fatto di penalizzare in corso d'opera, perché prima togli 15 punti alla Juve, poi li ridai, poi gliene togli 10 e diciamo da questo punto di vista non solo è stato un po' falsato il cammino della Juve, ma se ci pensi anche un po' quello delle altre squadre, soprattutto quest'anno che diverse squadre sono andate avanti in Europa, sto per citare la Roma per dire, che contro la Stavo per fare anch'io. Salernitana ha scoperto a gara in corso che alla Juventus avessero tolto quei 10 punti. Magari se l'avesse saputo prima, la giocava per vincere quella partita e poteva ancora lottare per il quarto posto. Ma Quindi sono tutte. infatti Gianluca, Mourinho nell'intervista lo ha anche detto, cioè lui ha detto che per via della Juventus, per questa penalizzazione, la sua squadra, cioè lui, hanno deciso insieme di non puntare più molto sul campionato. Quindi questa sua decisione è stata anche presa per via della Juventus. E lui per questa cosa gli ha dato molto, ma molto fastidio. Lui ha puntato molto sull'Europa League e non più sul campionato. Quindi giustamente te dici, dal secondo in giù, quindi sulle posizioni che contano l'Europa. La lotta non è stata leale, equilibrata, mettiamola così. Ci sono stati troppo alti e bassi per via di questa penalizzazione. Quindi io la domanda che mi viene spontanea è: ma questa politica sportiva, questo modo di fare, di agire in generale, non per la Juventus, ma in generale, a te sembra strano? È un iter tutto italiano. Ma guarda, io sinceramente, come ti ho detto, non condivido questa scelta di penalizzare in corso d'opera perché vai a falsare un po', il cammino delle varie squadre. Onestamente, negli altri campionati, io non ricordo una situazione del genere, cioè stiamo parlando di una situazione più unica che rara e spero che non si ripeta più. Perché veramente diventa poi brutto seguire un qualcosa dove magari sai che le squadre non si sono espresse al massimo
del loro potenziale perché magari hanno puntato più a una coppa piuttosto che al campionato. Quindi questo sicuramente mi dispiace. Certo, perché quello che sostengo anch'io, anche se non condivido, come hai detto benissimamente te, il modo in cui è stato affrontato questo processo, perché comunque noi abbiamo anche un altro esempio, cioè quello della Premier. In Manchester City noi sappiamo che è sotto indagine, noi sappiamo quali sono i capi di imputazione, ma la Premier League come organizzazione Premier League non ha affossato il City, ma perché non lo ha fatto? Per preservare il sistema Premier. Quindi Ma loro hanno infatti, detto, scusa noi se ci... Vai, vai, ti vai, vai. interrompo. Io infatti avrei, se avessi dovuto penalizzare una squadra, magari la Juve, visto che è stata quella Certo, penalizzata, certo, certo, certo. l'avrei fatto o all'inizio del campionato o alla fine. E la cosa più strana è penalizzare quando mancano due partite alla fine del campionato. Cioè, è una cosa che non ha senso. A questo punto aspetta la fine. E vedi se devi penalizzare qualcuno. Per cui per me è una roba strana e mi auguro appunto che non succeda più, dai. Sì, perché comunque, come ti ho detto poc'anzi, la Premier ha fatto così, ma non andiamo molto lontano. Anche la Liga spagnola con il Barcellona. Noi sappiamo che ci sono delle indagini, noi sappiamo che il Barcellona è immischiato in qualcosa, però loro che fanno? Prima fanno le loro indagini, ma intanto preservano il sistema Liga, il sistema Premier, perché è un danno di immagine economico non indifferente. Noi abbiamo notato da quando è scoppiato tutto ciò. La Serie A ha perso da 7 milioni, è arrivata a 4 milioni di spettatori in questi mesi. Un motivo ci Sì, sarà. anche perché comunque, visto che in questo caso è stata colpita proprio la Juventus, è normale che la Juventus è quella che ha più tifosi in Italia. Quindi, avendo più tifosi in Italia, molti si sono allontanati dal prodotto proprio per questo motivo, insomma. E io Guarda, spero Giacomo, che io si vorrei possa. precisarlo. Sì, io vorrei precisarlo. Qui non stiamo facendo la difesa alla Juventus, io personalmente, ma noi stiamo discutendo l'iter che è stato seguito, la Sì, ma procedura. infatti lo stesso discorso avrei fatto se avessero penalizzato il Milan, l'Inter, la Roma. Questo è un discorso che va al di là del tifo. Ma guarda, Gianluca, io ti dico la verità. E sulla questione plusvalenze, lì io ho molto da rivedere, molto molto da rivedere, e sono cose che non mi quadrano a livello di giustizia. Se parliamo, e te lo dico da Juventino, se parliamo per questione stipendi, il filone stipendi che fra un po' arriverà, io lì credo che la Juventus qualcosa ce l'ha, qualcosa l'ha fatto, lì ne sono convinto. Quindi bisogna capire lì come agirà la situazione, perché ora si sta sentendo che la procura vorrebbe trovare un'intesa con la Juventus. Ma qui per me è una barzelletta lo stesso. Come prima adesso vuoi attaccarla? Adesso per non rovinare il campionato, perché noi sappiamo che adesso ci sono le buste, c'è l'offerta e l'offerta andrà a ribasso. Allora per salvare l'immagine del campionato, per salvare una squadra che attira tanti milioni di tifosi, quindi tanti soldi, vuoi trovare un compromesso. Allora, la giustizia per me non funziona così. Non è questa giustizia. Io sono di quelle che se deve essere punita, puniscila. Ma non va bene questo tipo di misure. E allora, No. non, ecco perché dico, qui bisogna riformare un po' il tutto. Bisogna riformare un po' il tutto. Allora, Gianluca, e già che siamo qui, allora io ti chiedo della tua squadra. L'Inter, in questo contesto, quindi un Inter che adesso ormai è in zona Champions per l'anno prossimo, ma con la penalizzazione della Juventus, cioè quello che voglio dire, la domanda è, te la esprimo meglio, l'Inter si è qualificata grazie alla Juventus o per te era già Champions? No, vabbè, la penalizzazione della Juventus certamente ha un po' agevolato le cose perché in questo momento all'Inter per qualificarsi basterebbe il pareggio con l'Atalanta sabato prossimo. Giocheremo alle 20:45, per cui l'ha agevolato un po', però chi ha avuto la massima agevolazione secondo me è stato il Milan.
se non avessero penalizzato la Juventus, il Milan molto difficilmente sarebbe andato in Champions. Per cui io credo che l'Inter ha tratto magari un beneficio marginale da tutto ciò e indipendentemente poi l'Inter avrebbe messo molto più impegno nelle coppe, nelle due finali, che sono partite che contano un trofeo, poi soprattutto la Champions ha ancora maggior ragione. Sì, Nel c'hai ragione. campionato, sì, nel campionato sicuramente avrebbe giocato per vincere, però sai, la penalità alla Juventus che è arrivata dopo la partita di Napoli, insomma, ha facilitato un po' le cose, quello sicuramente. Sì, perché ti chiedo questo? Perché il cammino dell'Inter in campionato è veramente, veramente strano. Perché io ti parlo da esterno, da Juventino, e ti dico che ai nastri di partenza, a parte il Milan, l'avevo messo tra le favorite, ma perché era la detentrice del campionato scorso. Quindi per me lo metti automaticamente come prima. Ma se io vado prima del campionato a leggere l'organico dell'Inter, beh, io l'avrei messa non, ma quasi favoritissima per questo campionato, perché i nomi sono quelli. La qualità dell'Inter a livello di singoli è, a mio parere, è impressionante. Eppure la cosa più impressionante è come mai quest'Inter così in difficoltà in campionato. Sì, l'abbiamo vista adesso un'Inter diversa, cioè che si è ripresa verso la fine, ma come ho sempre detto, l'Inter è sempre stata una squadra abbastanza organizzata, ha sempre prodotto, ma non ha mai avuto gli attaccanti pronti. Ora ha ritrovato Lautaro, che ormai sembra che sia stato pizzicato da una tarantola, cioè insomma ti segna quasi ogni partita. Lukaku, che è ritornato a essere un Lukaku non solamente a livello di gol, ma un Lukaku determinante anche a livello di gioco, cioè quella accoppiata Lautaro-Lukaku che noi abbiamo conosciuto con Antonio Conte, in cui si intendevano tantissimo. Ora la domanda è: perché questo divario tra le coppe e il campionato? Che cos'è che non è andato? No, io credo che tu abbia colto nel segno, semplicemente è mancata la continuità. Quando manca la continuità, comunque vuoi o non vuoi, l'allenatore ha delle responsabilità e fino ad oggi Inzaghi si è dimostrato più un allenatore da coppa. Infatti in 2 anni di Inter comunque ha vinto due Supercoppe, due Coppe Italia. L'anno scorso uscimmo agli ottavi di Champions contro un grande Liverpool, ma uscimmo veramente a testa alta. Quest'anno finale di Champions e va a vedere come va a finire. Per cui è un allenatore più per le coppe, per quelle gare secche dove c'è bisogno della concentrazione in quel momento. Il campionato, che io dico è un libro di 38 pagine, è un tantino più complicato perché ci sono i periodi, ci sono i momenti di forma, ci sono giocatori che in un determinato periodo non rendono. E quest'anno, infatti, Lautaro, quando ha avuto quei 2 mesi di appannamento, abbiamo faticato a fare gol. Quel famoso periodo dove non abbiamo vinto a Salerno, non abbiamo perso alla Spezia, abbiamo pareggiato con la Sampdoria, abbiamo perso col Monza, abbiamo perso con l'Empoli, abbiamo perso a Bologna, cioè tutti i punti che poi se metti insieme, secondo me comunque non saremmo arrivati al Napoli che ha fatto qualcosa di straordinario, però quantomeno avresti lottato per il titolo, per cui in campionato vedo molti demeriti, soprattutto del reparto d'attacco, e secondo me è lì che bisogna intervenire, mentre in Coppa non posso assolutamente dire niente, sono molto soddisfatto. Da parere esterno, ti chiedo, Massimiliano Allegri, in questi 2 anni di Juventus, tu da tifoso interista, quindi un'opinione esterna rispetto a un tifoso juventino, come lo puoi identificare questo allenatore? Cioè, secondo te, in questi 2 anni dal suo ritorno, come lo hai visto? Come tu lo giudichi il suo operato all'interno della Juventus, tenendo anche conto del periodo di quest'annata, di tutto quello che sta succedendo? Quindi io credo che Massimiliano Allegri abbia degli alibi.
Però occhio, quello che io ti sto chiedendo è non solamente a 360 gradi, ma cerca di distinguere anche il tecnico, cioè il lavoro tecnico sulla squadra. Tu cosa mi puoi dire? Allora, io ti dico che quando la Juventus ha ripreso Allegri, penso che come tutti i tifosi della Juventus, ho pensato qui piano piano la Juventus rinascerà, tornerà a fare quelle vittorie, perché in quel momento Allegri veniva percepito in quel modo, perché veniva da 5 anni di vittoria con la Juventus. Allora Giusto. un po' tutti l'avevamo immaginato come quell'allenatore che ti porta alle vittorie. Però cosa è cambiato? Ovviamente è cambiata la squadra. La Juventus di oggi non è la Juventus di allora, e la Juventus di oggi non è nettamente superiore alle altre, anzi. E quindi si sono manifestati poi i limiti di Allegri. I limiti in cosa consistono? Consistono nel fatto che tu, quando fai sottoperformare i calciatori, significa che fondamentalmente le colpe le hai. Ne cito uno su tutti, un giocatore come Vlahovic, che fin quando è stato alla Fiorentina ha fatto tanti gol, faceva delle grandi partite. Ad oggi Vlahovic in questa stagione, per carità, li ha fatti i gol, non è che non li ha fatti, però ha reso veramente al di sotto di quelle che sono le sue potenzialità. Non voglio nemmeno citare Chiesa perché torna dall'infortunio, però se tu vai a vedere l'intera rosa della Juventus, a parte Rabiot, che quest'anno ha fatto bene, poi fai fatica a trovare un giocatore che abbia reso al di sopra delle aspettative. E quando questo non succede, è l'allenatore alle sue colpe inevitabilmente. E quindi io, la domanda che mi esce spontanea è: quanta colpa ha effettivamente Massimiliano Allegri? Cioè, quanto c'è di negativo di Massimiliano Allegri su alcuni componenti della squadra Juventus, intendo di Maria? Chiesa, io non lo riuscirei a giudicare perché arriva da un infortunio grave di un anno. Non so quanto ci colpa effettivamente Pogba, non l'abbiamo mai avuto praticamente per un infortunio grave l'estate scorsa e poi sappiamo benissimo Pogba quali sono le sue condizioni fisiche, a prescindere dal menisco. E il restante della squadra, quindi Vlahovic, Milik, lo stesso Kostic, Locatelli, insomma, questi non hanno espresso un gioco. Ma è dovuto all'allenatore che non ha insegnato loro o inculcato a loro un sistema di gioco, o hanno loro delle carenze tecniche a livello di giocatori. Quindi Massimiliano non poteva fare più di quello. Non so se è chiara la mia domanda. Sì, diciamo che anche il fatto, per esempio, ne dico una, di non giocare mai con la stessa formazione è un fattore che non Bravo. aiuta, perché Bravo. non crei una certa alchimia tra i compagni di squadra, certi meccanismi che si creano soltanto giocando, non solo facendo gli allenamenti. È proprio quando giochi le partite ufficiali, ne fai una, due, tre, tutti insieme, la stessa formazione, che si crea una certa armonia di squadra. Questo alla Juventus non si è mai visto quest'anno. Se tu, per esempio, pensi all'Inter, al Napoli, al Milan, c'è una formazione tipo. Se pensi alla Juventus, questo non ci sta. Un Non ci po' sta. per gli infortuni, un po' per gli infortuni, e va bene, lo posso capire, però un altro po' è anche per Allegri, che non conferma mai gli stessi 11. Quindi, secondo me, questo è un fattore da tenere in considerazione. Poi, che ti posso dire? Altri giocatori, un po' è anche colpa dei giocatori e anche di chi li ha acquistati, perché Pogba si sapeva già da prima che è un giocatore rotto, Di Maria si sa che è venuto a Torino per giocare il mondiale e poi è un giocatore che ha vinto tutti, mancano gli stimoli, l'unico stimolo che aveva era quello di vincere il mondiale. Però è un altro giocatore che vuole chiudere la carriera in Argentina, per cui secondo me andrebbe fatto anche un bel lavoro sul mercato. Ma infatti, quello che io molto spesso dico è sempre questo, cioè che Massimiliano Allegri, forse c'è un problema? Mi senti? Dici, c'è un suono, ho tolto il Ok, microfono per non farlo sentire. ok. Tranquillo, tranquillo. Stavo dicendo,
Proprio per questo dicevo che Massimiliano Allegri per me non è il problema, ma è la conseguenza di un problema. Cioè, tutto parte da sempre dalla testa. La testa chi è sempre stata? La società. Quindi la società per me ha sbagliato fin dall'inizio a richiamare Massimiliano Allegri. Poi con Massimiliano Allegri sono arrivate anche le scelte tecniche che sarebbero anche i calciatori a disposizione del mister. Quindi io da Juventino, ma molti altri Juventini, ti assicuro che non danno totalmente la colpa a Massimiliano Allegri, ma se noi andiamo a valutare Massimiliano Allegri a livello tecnico, quindi a livello di gioco, di sua competenza, lì non ha reso. Se noi andiamo a vedere nell'arco dei 2 anni, i suoi punti sono veramente scarsi. Io adesso non ricordo i dati, ma avevo fatto dei dati prima e dopo le penalizzazioni. Cosa è cambiato? Quasi nulla. Quasi nulla. Tra vittorie e sconfitte. Ora, quindi, Gianluca, le posizioni si sono un po' ormai, credo, congelate. Grazie a voi, quindi grazie alla vittoria che voi avete avuto sulla Fiorentina, quindi in finale di Coppa Italia, la Juventus col suo settimo posto, qua è matematico praticamente, va in Conference League. Ora vorrei sapere un parere tuo. Noi praticamente saremo in Europa, ma secondo te, come si comporterà la UEFA? E come si comporterà la procura? Cioè, la procura col caso stipendi. E già comincio a sentire che potrebbero darci, e forse è quello che spero anch'io, darci dei punti altri di penalizzazione da scontare quest'anno. Così io non vado in Coppa, ma ricomincio da zero l'anno prossimo. Oppure darci la penalizzazione, la UEFA ci penalizza e noi non andiamo né quest'anno, cioè l'anno che verrà, e nell'altro. Questo è il mio parere. Secondo te, come finirà? Un tuo parere, così. Non per forza deve essere che lo avrai sentito. Secondo te, come finirà questa storia? Allora, guarda, secondo me potrebbe essere che il prossimo campionato la Juventus lo possa cominciare anche con qualche punto di penalizzazione. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto io. Non credo al. Scusami Gianluca, però volevo precisare, però partecipando alla conference, perché potrebbe essere che ti danno i punti di penalizzazione, ma partecipi alla conference. Sempre se UEFA dice neanche quello. Eh no, a questo, però ci potrebbe essere l'ipotesi di avere la penalizzazione dei punti senza nemmeno partecipare alla conference. Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere anche così. E sinceramente, però, non credo all'ipotesi drastica, come qualcuno paventa la Serie B. Onestamente, No, 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 no. mi sembrerebbe un tantino troppo fino a questo punto. Assolutamente. Io comunque credo un anno almeno senza coppe, quindi l'anno prossimo, e qualche punto di penalità il prossimo campionato. Questa è l'idea Ok. un po' generale che mi sono fatto, però non basata sulla conoscenza, su una grande conoscenza dei fatti, è Ma proprio vado infatti è quello a che tu chiesti, sensazioni. bravo. Sì, no, Sì. no, è normale. Io sono più informato perché mi interessa, ma infatti volevo chiedere da te, perché comunque segui il calcio, segui anche le situazioni di Juventus, quindi sai come stanno andando le cose. Quindi volevo proprio un parere esterno, secondo te, eccetera. E qui quindi io ti chiedo, potrebbe far bene alla Juventus su tutto ciò? Cioè, un anno senza coppe, secondo te potrebbe far bene alla Juventus? Beh, dal punto di vista che ti concentri su una competizione, sicuramente potrebbe essere un bene,
perché hai meno fatiche fisiche, quindi hai bisogno anche di meno giocatori, se vogliamo. Non hai poi bisogno di una rosa così ampia, quindi anche sul calciomercato sì, dovresti intervenire su qualche reparto, ma poi non in maniera così massiccia, anche perché ricordiamo che nonostante le critiche meritatissime, perché non è stata una stagione esaltante per la Juventus, però sul campo in questo momento la Juve sarebbe comunque seconda. Quindi immaginiamo una stagione intera senza coppe dove ti dedichi una partita a settimana al campionato, a quel punto la Juventus potrebbe anche partire come obiettivo di vincere lo scudetto, anche perché quando ti chiami Juve, Milan e Inter, l'obiettivo deve essere sempre quello. Poi È che non vero. ci arrivi è un altro discorso, però È penso vero. che potrebbe sicuramente aiutare come obiettivo scudetto, sicuro. Io sono d'accordo con te, sono d'accordo anche se non dovessimo partecipare alle coppe, e sono d'accordo eventualmente, perché io credo che una nuova rifondazione conviene cominciarla gradualmente. Quindi sono anch'io convinto così. Gianluca, mancano 5 minuti e così noi possiamo chiudere questa chiamiamola intervista, pensiamo, no, scambio di opinioni più che altro. Ci saranno anche altre più là, se Gianluca vorrà, potremmo Ma anche crearne certo, altre piacere, contenuti, con piacere. Poi magari anche per me. qualche volta potrai anche venire tu sul mio, magari ci Certo, con scambiamo molto anche piacere. canali. Molto, molto, molto piacere. E l'ultima domanda che io voglio tenerla, la tengo bella, calda lì, la tengo lì perché è quella che ti devo fare. Come la stai vivendo e come la vedi e come la vedrai questa partita? Cioè la finale tra Inter e Manchester City, una finale di Champions. Gianluca, dimmi te. Sono invidioso, lo ammetto, lo ammetto. Dico che bello, le emozioni che ho vissuto per 2 volte consecutive qualche anno fa, quindi so che significa da un tifoso cosa sentire quella sensazione, quella attesa. Vai Gianluca. Allora, come sto vivendo questa Champions? La sto aspettando con grande trepidazione. Già la semifinale l'ho vissuta male dal punto di vista dell'attesa perché era un Euroderby. Poi Derby. una volta vinta la semifinale, è chiaro che il pensiero va già al 10 giugno ad Istanbul e a quella partita lì che manca da 13 anni. Quindi è una partita poi storica perché l'Inter nella sua storia ha fatto 5 finali di Champions, questa sarebbe la sesta. È normale che se dovessimo vincere quella partita, cioè la stagione da positiva, diventerebbe No, leggendaria. E insomma, alzi tre trofei di cui uno è la Champions League, ma non tanto poi per le vittorie, perché a inizio stagione era assolutamente impronosticabile. No, forse quasi a livello dello scudetto dell'Leicester, forse esagero, però cioè, è un quindi miracolo. Gianluca, se dovesse accadere, ha più importanza questa o quella vinta da Mourinho? Eventualmente, forse è questa. Guarda, Dico dimmi, dimmi. da quella squadra te lo potevi aspettare una vincita perché era un mostro di squadra quella del 2010. Da qui dici: mamma mia, mamma mia. No, Quindi. guarda, ti dico che allora, sono due esperienze diverse. Come hai detto tu, con Mourinho la squadra era forte e arrivavi in finale anche con un'altra percezione. Cioè, giocavi contro un Bayern forte, però anche tu eri forte. Tra l'altro venivi dall'aver battuto la squadra più forte al mondo, che era quel Barcellona. Quindi c'era quella cosa che si poteva vincere. E Sì. abbiamo fatto il triplete, e per me il triplete è una cosa che assolutamente non si tocca. Cioè, quella è storia. Però, allo stesso tempo, se Inzaghi dovesse fare questa impresa, si tratterebbe veramente di un miracolo, perché questa Inter non è assolutamente paragonabile a quella Inter. Poi si possono fare i discorsi del tabellone, eccetera, eccetera, però alla fine quando la vinci, ma chi è che si va a ricordare del tabellone, queste cose qua? E poi ricordiamo che il girone era composto da Bayern e Barcellona, quindi
Girone è stato molto molto difficile. Niente, se dovessi vincere la Champions quest'anno, quale avrei più a cuore? Tutte e due per motivi diversi, una per il triplete e l'altra perché sarebbe la Champions più inaspettata di sempre, secondo me. Io Gianluca, se l'Inter dovesse vincere, io Gianluca, io ho già pronto la valigia, il biglietto e vado via e non verrò più. Perché sentirmi preso in giro per altri 50 anni, sinceramente, no. No, Gianluca, no. Vabbè, Zebra, diciamo che avete comunque le spalle ben coperte perché il City di Pep è difficile da battere. Diciamo che è difficile. Quindi vi siete messi proprio in giubbetti proiettili stavolta. Gianluca, mai dire mai, io di quest'Inter non mi fido, devo essere sincero. Sì, sulla carta è più forte il City, non ci prendiamo in giro, però io di questa Inter non mi fido perché è veramente come nella vostro inno, è veramente pazza, è veramente pazza. Sì, Puoi eh. Poi aspettare di tutto. quando sono delle finali, magari ecco, inizia la partita 10 minuti, una deviazione, un calcio d'angolo, qualsiasi cosa, magari vai in vantaggio, fai una partita in difesa, sono partite, 90 minuti devi dare tutto. E una cosa prima di chiudere, la dico, secondo mio parere, non vedremo un Real Madrid City, cioè questo 3-4 gol, no. Per me l'Inter, se gioca da Inter, è una squadra italiana prima di tutto, quindi gioca da italiana, quindi si sa chiudere gli spazi, e non avrà, secondo me non avrà vita facile il City. Poi, Vabbè, lì davanti, secondo me. il canovaccio tattico è abbastanza chiaro, cioè il City farà la partita, il City creerà le occasioni, Sì. l'Inter deve essere brava nelle ripartenze, in Bravo, contropiede, a fare... io credo sarà un Inter come quello del Barcellona, ecco, mi Per sembra di forza, immaginare. quelle 2 o 3 occasioni che ti concedono, devi cercare di fare più gol possibile. È giusto, è giusto. Va bene, Gianluca, siamo intorno ai 30 minuti, penso che può bastare. Ti ringrazio perché per prima cosa io che sono un canale nuovo, sono pochi mesi e ho già sto raggiungendo dei buoni risultati, quindi sono fiero di questo e sono fiero perché ci sei te, perché sei ormai un veterano di YouTube e sono onorato di averti avuto qui nel mio canale, sono molto contento e io voglio sapere anche da chi ci segue se voglio un altro contenuto insieme a te. In cui possiamo portare anche altro, discutere poi dopo la finale, insomma, portare altri contenuti dove andare. Anzi, chiedo a voi di farmi le domande da porre pure a Gianluca dopo la finale di Champions, così io me le posso preparare e posso sbizzarrirmi su tutte le domande. Che dire, grazie ancora, ragazzi. Mi raccomando, chi non l'ha fatto, interista soprattutto, iscrivetevi al canale di Gianluca. Perché è un ragazzo che comincio a seguire non solo nelle live che facciamo mai insieme su un'altra piattaforma, ma comincio a conoscere proprio come persona ed è competente di calcio. Quindi a me non è il caso perché è interista, non mi interessa. In questo momento a me piace discutere con gente che è competente di calcio. Quindi grazie Gianluca, grazie mille. E ragazzi, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Vai Gianluca, se vuoi dire l'ultima. No, ti ringrazio cioè ringrazio te, scusa, per i complimenti, insomma, è anche per me un piacere venire sul canale, indipendentemente poi dal numero di views, iscritti, ci deve essere la passione e il piacere. Quindi per me parlare di calcio è sempre un piacere, tu sei un amico, facciamo live anche sull'altra piattaforma, per cui poi quello che conta è il rapporto interpersonale che si va a creare. Poi che uno ti Giusto. fa Inter, Juve, sono cose assolutamente secondarie. E quindi ringrazio te per avermi Grazie. ospitato e ti aspetto magari sul mio canale per un'altra intervista. Molto con molto piacere. Ragazzi, mi raccomando, anche a chi non è interista, iscrivetevi al canale di Gianluca. Io vi saluto. Ciao Gianluca, ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao a tutti! Ciao.